A tutti, apro la seduta del Consiglio dell'Unione di giovedì 30 novembre 2017. Lascio la parola al segretario dottoressa Martini per l'appello. Buonasera. Zambelli Valerio, assente. Andellini Fiorella, Boni Alessandro, Campana Veronica, Caroli Germano, Costantino Umberto, Fiorini Graziano, Franceschini Fabio, Gianaroli Filippo, Graziosi Marcello, Lagazzi Jacopo, Leonelli Virginio, Linari Erio, Gali Giovanni, Mantovani Cristina, Mercati Giorgia, Michelini Sara, Morselli Nicolò, Muratori Emilia, Paradisi Massimo, Pelloni Simone, non c'è, Pesci Niccolò, Pisciotta Davide, assente, Preci Aldo, Ropa Federico, Sirotti Marco, Solignani Stefano, non c'è, Tanari Gianfranco, Tedeschi Maurizio, Valmori Enrico, Zagnoni Antonia. Allora, gli assenti sono 4, i presenti 27. Nomino gli scrutatori, Sirotti, Anderlini e Zagnoni. Punto numero 1, approvazione verbali delle sedute precedenti. Si tratta della delibera numero 55, approvazione verbali delle sedute precedenti, 56, surroga del consigliere dell'Unione Leoni Roberta con un nuovo rappresentante del Consiglio del Comune di Zocca e surroga del consigliere dell'Unione Magnani Giada con un nuovo rappresentante del Consiglio del Comune di Marano sul Panaro, 57, ratifica della delibera di giunta dell'Unione numero 99 del 21 settembre 2017, 58, approvazione del regolamento delle modalità di calcolo e di applicazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica con decorrenza dal 1 ottobre 2017, 59, ordine del giorno, chiusura nido d'infanzia Guiglia, presentato dai consiglieri Marcello Graziosi, Marco Sirotti e Maurizio Tedeschi del gruppo consigliare Cittadini e Territori, 60, ordine del giorno, facciamo chiarezza sul numero degli agenti di Polizia Municipale dei 7 presidi gestiti dall'Unione Terre di Castelli, presentato dal consigliere Filippo Gianaroli del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle Unione Terre di Castelli, 61, ordine del giorno, uscita dalla convenzione, presentato dai consiglieri Filippo Gianaroli e Fiorella Anderlini del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle Unione Terre di Castelli. Interventi da parte dei consiglieri? Se non ci sono interventi da parte dei consiglieri, passerei alla votazione. Punto numero 1, approvazione verbale delle sedute precedenti. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 1. Allora, astenuto chi è? Campana. Non ne vedo altri. Campana. Punto numero 2, ratifica della delibera di giunta dell'Unione numero 114 del 2 novembre 2017. Lascio la parola all'assessore al bilancio Franceschini. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Si tratta della ratifica della delibera di giunta numero 114 del 2 novembre del 2017, delibera di giunta dell'Unione Terre di Castelli. E il contenuto è stato esposto in commissione ed è stato approvato dal nostro revisore, ha ottenuto parere positivo con atto numero 21 del 29 novembre 2017 e il contenuto della delibera da ratificare, che diciamo è titolata per avere contezza della cosa, variazione numero 5 al bilancio di previsione 2017-2019 e contestuale variazione del PEG,
strutturata, direi come solitamente sono strutturati questi atti, in una parte corrente che riguarda la parte corrente del bilancio, che si articola in 11 punti, una parte in conto capitale che si articola in un ulteriore punto e con l'aggiunta di una sezione relativa alle partite di giro, che sono normalmente abbastanza neutre circa il risultato del bilancio, trattandosi di semplici giri contabili. Quindi possiamo partire dall'esame della parte corrente, ma ovviamente la questione è stata anche esposta in commissione dal dottor Chini, che stasera è qui presente. I primi sei punti si sintetizzano diciamo in alcuni risparmi che leggo compiutamente per così evitare di dimenticare qualcosa. Ovviamente sono tutte riferite all'annualità 2017. La prima è i primi sei punti sono tutti relativi a risparmi effettuati. E sono, allora, punto primo, abbiamo registrato economie di spesa per 14.902 euro relativa al sistema bibliotecario intercomunale. Punto 2, abbiamo un incremento di 19.680 euro per i contributi che diciamo sono sopraggiunti per il nostro Poesia Festival. Sapete che in questo caso di fatto poi l'Unione gira i contributi che riceve alla fondazione che gestisce la parte operativa del Poesia Festival. Punto terzo, abbiamo registrato adeguamento a pareggio di 158.121 euro del budget relativo al capitolo del Fondo regionale per la non autosufficienza, normalmente tradotto nell'acronimo FRNA. E poi abbiamo al punto 4 ottenimento di un nuovo contributo dell'INPS per la cosiddetta Home Care Premium per totali 30.000 euro che vanno a finanziare da parte il rinnovo del contratto dell'assistente sociale e contributi erogati tramite un progetto. E finanziano anche le spese generali per la gestione del progetto stesso, utilizzabili in questa sede per fornire copertura alle spese per euro 6.409. Il punto 5 è un adeguamento dei capitoli afferenti ai servizi scolastici in relazione alle nuove iscrizioni dell'anno scolastico 2017-2018, il quale porta a un differenziale positivo in favore del bilancio per 36.875 euro, che è principalmente riconducibile all'incremento delle seguenti entrate: euro 12.000 pre-post scuola, 11.007 per contributo regionale asili nido, poi abbiamo ulteriori 30.000 euro per proventi mense scolastiche. E al contestuale decremento dei trasferimenti alle famiglie per libri scuola, IRAP relativa al tutor della scuola superiore per 430 euro e adeguamento vista delle spese per il project financing dell'asilo nido Barba Papà di Vignola per 4.000 euro. Il sesto punto è l'adeguamento dei capitoli concernenti i servizi sociali dell'ufficio del piano distrettuale sociosanitario, un'operazione che si chiude anch'essa con un differenziale positivo in favore del bilancio per 6.146 euro. Poi abbiamo il punto 7, che è l'utilizzo di una quota pari ad euro 26.707 per differenziali positivi, di cui tratti dai risparmi di tutti i punti precedenti che ho detto, che unitamente all'incremento di 5.000 euro, che è un trasferimento che ha fatto il Comune di Spilamberto per progetti del servizio sociale professionale sul territorio, va a finanziare le spese del servizio sociale del centro socio-riabilitativo Melograno. E poi abbiamo il punto 8 con la rimanente cifra ancora disponibile di 22.000 euro 724 viene infine utilizzata per finanziare i seguenti interventi:
finanziamo per 2.180 per sostenere alcune spese di funzionamento degli uffici afferenti al patrimonio, sicurezza e agricoltura, per 1.100 euro integrazione di alcuni capitoli per pulizie e canone di noleggio fotocopiatori, per 44.000 euro, perché è scritto troppo piccolo, faccio fatica a vedere, integrazione per il comune di Montese, per la convenzione, abbiamo 5.000 euro manutenzione automezzi della PM al fine di provvedere a riparazioni urgenti, abbiamo 12.000 euro integrazione per relazione al massivo utilizzo delle visure PRA e motorizzazione per verifica telematica della copertura assicurativa. Con la predetta cifra si compensa altresì l'aumento del capitolo 2.300 per 2.400 euro riguardante la previsione dei rimborsi assicurativi del Corpo di Polizia Municipale. Poi abbiamo infine un ottenimento del contributo regionale per 3.500 euro che fa parte dell'accordo di programma che è stato finanziato in linea capitale con 50.000 euro del quale credo abbiamo parlato la volta scorsa se non ricordo male, e ci sono 3.500 euro che vanno invece in parte corrente, quindi abbiamo preso atto e contabilizzato questi 3.500 euro. Punto 10, abbiamo un punto che riguarda il servizio cosiddetto canile intercomunale, che come sapete è stato gestito in convenzione con Savignano Capofila fino al mese di giugno, se non mi ricordo male, del 2017, poi un periodo di transizione che andrà fino alla fine dell'anno, e dalla fine dell'anno in poi l'Unione stipulerà essa stessa una convenzione per la gestione dei comuni che, se non mi ricordo male, sono Castelvetro Marano, Savignano Sulpanaro, Vignole e Zocca. E parliamo di un incremento di 96.694 euro. Vi ricordo che per i comuni queste sono questioni che da un punto di vista finanziario sono assolutamente neutre, perché per il comune trasferirle al comune di Savignano o pagare direttamente il ricovero dei cani o trasferire l'Unione ben poco cambia. Il dato positivo è che c'è stata una riduzione della necessità di spesa su questo punto. E poi ci sono alla fine il punto 11, che sono alcune compensazioni per 8.423 euro e anche capitoli che riguardano il 2019, sono capitoli che vanno a incidere sul 2018-2019, ripeto, per 8.423 euro e 4.000 per il 2019. Questo è tutta la parte che riguarda la parte del bilancio, la parte corrente, e ci sono poi un punto che riguarda la parte in conto capitale, che è l'applicazione di una quota dell'avanzo di amministrazione disponibile per 8.000 euro per l'acquisto di un automezzo che era necessario per i dipendenti che, come sapete, si sono trasferiti nel villaggio di Vignole, hanno bisogno di avere un mezzo per le necessità proprio di ufficio. Ci sono poi infine le partite di giro, sulle quali non mi sembra che ci sia alcuna precisazione da fare. Interventi da parte dei consiglieri? Anderlini. Buonasera, dalla lettura non ho capito bene il punto 7, il punto 8, i 44, io leggo 44 euro di integrazione della spesa per convenzioni comuni di Montese, però non ho chiaro perché è stato letto. Mi scuso che io non ci vedo praticamente più niente, quindi faccio veramente fatica a leggere dei caratteri così piccoli, quindi ho letto probabilmente 44.000, sono 44 euro. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi passerei alla votazione.
del punto numero 2. Ratifica della delibera di giunta dell'Unione numero 114 del 2 novembre 2017. Favorevoli? Contrari? 3? Sì. Giannaroli, Anderlini, Leonelli. Astenuti? Perfetto. Punto numero 3. Variazione numero 6, bilancio di previsione 2017-2019. Lascio la parola all'assessore al bilancio Franceschini. È l'ultima possibilità di intervento sul bilancio del 2017. Perché in dicembre si potranno poi fare solo interventi di prelievo dal fondo di riserva ove necessario per specifiche ragioni, limitate ragioni. Comunque volevo rilevare un dato più importante, che i trasferimenti dei comuni sono tutti rispettati, nel senso che non ci sono richieste ulteriori, quindi non ci sono implementazioni di trasferimenti. Il fondo di riserva all'attualità è al netto di un prelievo del quale si tratta proprio in questa delibera, è di oltre 100.000 euro. E quindi sapete che poi il fondo di riserva, se non consumato, andrà nell'avanzo, e anche qui c'è il parere positivo del revisore. In sintesi, anche in questo caso abbiamo una divisione tra